Volevo far l'enduro, l'enduro, l'enduro. Ma ci sono giù troppi alberi. L'enduro non lo fai più. La 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 la. Questo doveva essere il weekend della motocavalcata a Dogliani. Ma è venuto giù tanta di quell'acqua che i sentieri si sono distrutti. Un botto di piante è caduto giù lungo tutti i sentieri. Un vero peccato. Ciò nonostante, ieri sera abbiamo fatto la cena dell'endurista con dei ragazzi che avevo conosciuto per andare a Dogliani, ma mai incontrato fisicamente. Sono venuti a casa mia e abbiamo fatto la cena ignorante dell'endurista. Quindi grazie a Luca and Friends per essere passati e vi lascio questa diapositiva loro. Eh già, e ieri sera eravamo in quattro, eppure qua ci sono cinque bottiglie, perché a qualcuno evidentemente bersi un po' di prosecco per poi passare a un rosso e un bianco è piaciuto tanto, eh? Alla grandissima, la 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 la, e... 5 bottiglie di vino in 4, poi all'una loro mi hanno salutato che andavano a ballare, benissimo. Ma io ho dei limiti fisici ormai con la mia età, non è che posso mettermi a fare il super gargiulo, capito? E quindi ho mollato il colpo, li lasciate andare, io all'una e qualcosa ero a letto. Ma ti volevo chiedere, tu quanto ti prendi cura del tuo corpo? Te lo chiedo perché l'enduro, come qualunque altro sport, in realtà è usurante, no? Uno sport usurante ti devi prendere cura, no? Del tuo corpo. Come sai, io già ho due anche da buttare, per cui ogni 3 mesi mi infilano due aghi lunghi 25 cm, mi fanno delle infiltrazioni di acido ialuronico, ma ho anche dei punti di riferimento che per me sono il mio osteopata Mario. Mario per me è l'osteopata guru, è quello che mi mette sempre in sesto, cioè vado da lui e mi mette in sesto. Poi ho scoperto invece d'estate, ho scoperto il chiropratico Joseph, che oggi lo trovi anche su Instagram, è il super chiropratico delle star. Ovviamente è diventato delle star dopo che io ci sono andato, no? Perché prima non era nessuno, lo Joseph. E però ci sono andato, la prima volta è andata così. Metti il tallone in mezzo, chiudi, sopra dritto, guarda avanti. Vedi la differenza tra questa gamba, Sì, non gira certo. bene, Sì. questa non gira, zero. Allora, sì, le anche non sono il massimo della libidine, No, eh. lo Non so. sono. Non fate queste cose a casa, solo da un chiropratico. Il corpo umano, il cervello riceve miliardi di informazioni dal corpo ogni secondo, ok? Se io prendo un accendino e lo accendo qua senza che tu mi vedi, senti il caldo, togli il piede. È una reazione automatica, non ci devi pensare, ok? E il cervello è come un cavallo coi paraocchi, non sbaglia mai. Gli dici nero, ti risponde nero, gli dici bianco, ti risponde bianco. Io non posso andare qui dentro e cambiare gli ordini in uscita come un computer, però posso cambiare le informazioni in entrata. E cambiando le informazioni in entrata, cambio gli ordini in uscita. Mi segue il ragionamento? Ok, la Assolutamente chiropratica è questa, non è dottore mi fa male qua, guardiamo cosa c'è che non va qua. Quella non è chiropratica, la chiropratica è capire cosa non funziona, prevenzione e rimettere in assetto tutto. sì. Nel frattempo in intramezzo, come vedi qua, disastri, ti ho detto, sono caduto giù un sacco di piante. Non contento, Joseph mi ha visto anche una seconda volta. Allora, l'altra volta ci siamo ripromessi di fare un prosieguo, quindi questo è il prosieguo del check del primo trattamento. Quindi Parte parte 2, esatto, continuiamo. 2. Molto bene, molto bene. Ottimo. Butta fuori l'aria. Tocca su. Facciamo il corpo rilassato. Rilassa. Fuori. Già andato. Ok, tocca su. Giù. Lascia. Oh, là. Bene. Oh, tic. Molto meno, l'altra volta, molto meno. Sì, la trovata è andata L'altra volta, molto trurra, bene. trurra, trurra. Certo. Quindi mi ha visto anche una seconda volta il buon Joseph. E un po' come tutti quelli che fanno bene questo tipo di lavoro, ti intortano anche un po'. Cioè, perché comunque ti devono raccontare su che loro ti hanno fatto
di solito usano l'espressione ti ho fatto un reset, capito? Poi fammi sapere nei prossimi giorni come va. Tu vivi la tua vita normalmente, fai quello che vuoi, non c'è niente che tu non possa fare. Settimana prossima ti rivedo, rifacciamo le stesse cose, gli stessi test, vediamo come stai, come è andata la settimana, vediamo come è cambiato il tuo corpo, i miei parametri, come sono cambiati. Loro ti fanno il reset, no? Osteopati, chiropratici, ti mettono le mani addosso, magari ti scrocchiano, ti allungano, fanno cose, ma ti fanno un bel reset. Ed è vero, onestamente, adesso non è che sono solo balle, è vero che ti fanno tutto questo. Devi chiaramente trovarne uno di cui ti fidi molto. E allora? Bom 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 balala. Comunque, no? A prescindere da quello che ti viene detto dal tuo massaggiatore, osteopata di fiducia, chiropratico, eccetera, chiaramente non può bastare solo quello, perché nessuno di loro in realtà ti risolve il problema, perché quando ti vengono fuori dei dolori e continuano, a volte sono anche errori, dolori posturali, no? Ad esempio, chi lavora tanto e sta in ufficio, magari seduto molto alla scrivania, eccetera, può avere anche dolore di collo cervicale, piuttosto è semplicemente per quello, non perché magari fa moto. Certo, la moto non aiuta perché ti pigli dentro un sacco di botterelle, schiacciamenti delle varie vertebre, eccetera. E quindi tu ci devi mettere comunque del tuo, cioè non puoi lasciare che ti mettano le mani solo loro addosso. Non ce la farò mai qua. Lasciare che ti mettano solo le mani addosso loro, no? Capito? Devi metterci dell'impegno anche del tuo. Ma qua come cazzo faccio? Ecco, aspetta. Fammi fare un attimo una pausa. Perché qua era un disastro. Cioè. Quindi vuol dire che tu durante la tua vita, durante, madonna sto andando giù, durante la settimana devi fare una vita sana, amico. Cioè va bene berti magari le bottiglie di vino con gli amici il sabato sera, ma devi fare anche esercizi, devi fare anche un po' di palestra. Se hai sorpassato i 30, 35 direi, mi devi fare anche tanto stretching, perché altrimenti il tuo corpo ti dirà che ne ha abbastanza. Capito? Mi deve rimanere un po' atletico, perché farti fare i reset va bene, ma tu mi devi rimanere atletico. E tu invece, sono curioso, di quali medicinali fai uso, perché un buon endurista che si rispetti le ha già provate tutte, no? Quando si piglia botte, infiammazione. Quindi parti da una base di un Brufen 600, Voltaren crema che non fa quasi mai niente, piuttosto che il Voltaren 75 mg. Quelli sono tutti i medicinali. Tu dimmi i tuoi, sono curioso di vedere cosa ti metti quando ti pigli le botte, quando ti fai male. Prendi qualcosa, oltre al ghiaccio, che quello andrebbe messo subito, no? Perché comunque c'è, cioè, secondo me sono due parti, no? Uno devi calmare subito, togliere l'infiammazione, poi chiaramente agire di conseguenza, però per togliere l'infiammazione, oltre al ghiaccio, i rimedi naturali fanno qualcosina, ma pochello. Quindi le medicine, ahimè, ogni endurista che si rispetti le conosce. Però diciamo che la cosa migliore è quella di stay fit, stai in forma, mangia bene, allenati sempre, fai stretching, allungamento e vedrai che la vita ti sorride. Adesso però, se non sei iscritto, iscriviti, buttami dei commenti, più che i like, che mi piace più sentire cosa ne pensi, cosa fai tu, cosa combini. Ma direi che la mia endurata di oggi finisce qua. Ci vediamo alla prossima, sperando sia una bella moto cavalcata. Altra pianta giù. Cioè, che palle.
everywhere. Un'altra. Eh no, everywhere, ti ho detto, everywhere. Everywhere. Madre di Dio, non ce la faccio più. Cioè, aia. Sono più insidiosi questi che i tronchi giù. Ecco. Speriamo non è spaccato niente, che ho sentito un brutto rumore. E certo. È certo che ci deve essere anche lei in mezzo. A rompere. Vabbè. Cioè, è un continuo. E Ale, il vlog delle piante abbattute. Se vado qua avanti. No. Qua no. Torniamo indietro e infiliamoci come al solito a caso qua dentro nella vegetazione per oltrepassare quella pianta caduta. Che poi qua in mezzo uno si bordella di brutto. Ma che roba! Sono tutti gli altri tronchi. Portacci loro. Aie! Che cacchio è? No! Un'altra pianta caduta! Eccoti a Quirk Quark! Quark è un esempio di giovane quercia sradicata dal vento, perché evidentemente poco anche ancorata al terreno! Ma davvero! Altre piante giù! Ale! Ma qua veramente la natura si è rimpossessata di tutto sto giro, di tutto. Facciamo che questo però, perché secondo me ce ne sono tanti altri, là. Però la camera adesso la chiudiamo e evitiamo di riprendere tutte ste piante tirate giù da madre natura. Mother Nature!